Cari amici, buonasera, benvenuti da Maurizio Cavalli e Massimo Benedetti a questa che è la serata conclusiva di questa quarta tappa di Coppa del Mondo della Stravecchio Branca World Cup 97 per la specialità dei 5 birilli professionisti. E allora è un momento importante, dopo due giorni, dopo due semifinali arriviamo a un scontro decisivo e ci troviamo qui a parlare dal Golf Club Matilde di Canossa di Reggio Emilia, di San Bartolomeo di Reggio Emilia. Ci troviamo in una zona bellissima dell'Italia, ricca di storia. Villa Ferrarini è quella che vediamo in questo momento, ma tutto intorno quelle che da queste parti vengono chiamate Terre Matildiche, proprio per ricordare il castello di Matilde di Canossa che aveva la sua sede proprio qui vicino. E qui siamo al Golf Club, come dicevamo, un abbinamento un po' particolare, un po' inusuale, ma sicuramente di grande effetto tra il golf, tra questo campo che ha ospitato grandi manifestazioni internazionali, un 18 buche par a 72 di 6.231 metri, inaugurato nel 1987, 10 anni fa, e che ha avuto così la cortesia di ospitare questa importante tappa di Coppa del Mondo. Ebbene, allora andiamo a vivere questa sera un'emozione che non vivevamo da tantissimi anni. Ce lo spiega Maurizio Cavalli. Sì, certo, questo è uno scontro davvero classico, uno scontro che richiama alla mente episodi legati ormai al mito della Coppa del Mondo. Episodi come la finale di Milano Fiori 92, che fu l'atto inaugurale della prima edizione di Coppa del Mondo, finale appunto disputata tra Zito e Nocerino. In quell'occasione fu Nocerino ad imporsi in rimonta al quinto set dopo una maratona di 4 ore, perché allora si giocava a 7 e ogni set era il meglio delle 5 partite e 50 punti. Pochi mesi dopo, nel Master di Cannes, in semifinale ci fu la rivincita di Gustavo Zito, Vitale conduceva 4-2 ed era un pallino della chiusura, allora si giocava a partite e mancò quel pallino, si scatenò Gustavo Zito e vinse l'incontro per 5-4. Da allora gli incontri, Massimo, fra questi due giocatori hanno sempre offerto spettacolo ed emozioni, e abbiamo tutti i motivi di credere che sarà così anche questa sera. Ma allora vediamolo subito come si svolge la partita. Ed ecco inquadrato Gustavo Zito, due volte campione del mondo, che va al tiro. Siamo nella prima partita, si gioca al meglio delle 5, ovvero sia chi per primo arriva a vincerne 3 vince l'incontro e naturalmente vince anche questa quarta tappa di Coppa del Mondo. Il punteggio 12-5 proprio per Gustavo Zito, che adesso incrementa ancora il suo vantaggio. Maurizio Cavalli, questo colpo. Una raddrizzata di effetto con un filotto di prima intenzione, forse ha corso leggermente di più del voluto la sua biglia, non c'è difesa per Gustavo, comunque 6 punti sono una valida realizzazione. Nocerino cerca la replica, tocca il pallino. Gli ha deviato completamente il colpo perché era pronto per il filotto, ma naturalmente quel colpo che equivale quasi a un rimpallo praticamente. E vediamo non era calcolabile poi la posizione finale delle biglie. Adesso Zito ha una conclusione, direi quasi scontata per un giocatore della sua precisione. Cerca i massimi, Gustavo, vediamo se ci riesce. Guardate, e strike. Che meraviglia! E strike per Gustavo. Che meraviglia, 12 punti. Allora, rapidamente, per chi magari non conosce i segreti del gioco all'italiana, i 5 birilli, vediamo innanzitutto i birilli bianchi valgono 2 punti, sono 4 per un totale di 8. Il birillo rosso vale 4 punti quando abbattuto insieme agli altri birilli, ma ne vale 8 se abbattuto da solo. Quindi 8 birilli bianchi più 4 di rosso sono 12 punti ed è il massimo che si può ottenere sul castello, ovvero sì, sull'insieme dei birilli. Adesso sì, la massima realizzazione possibile sono 16 punti, 12 di castello e un pallino da 4 con la propria biglia. Ecco perché se con la biglia avversaria si tocca il pallino sono 3 punti e questa è la differenza, ecco perché Maurizio ha parlato di massima realizzazione con il pallino da 4, facendo sottintendere che c'è anche un altro pallino ed è da 3 con la propria biglia. 38 per Gustavo, Nocerino si è salvato, adesso ha toccato di prima intenzione la palla avversaria, cioè di 2 spondi invece che di 3, e avrebbe dovuto restare sotto traversino, se l'è cavata in qualche modo. Zito gioca le 2 sponde con forza ad allungare l'avversaria verso la corta, nel caso la stessa venga colpita piena. Adesso c'è il pallino sul giro, questo è il problema tecnico della giocata.
Vediamo il 35enne Vitale Nocerino, originario della Campania, ma ormai da tempo residente a Firenze. E abbiamo visto che Nocerino ha cercato il girone, il 5 sponde, per andare anche a pallino a conclusione della traiettoria. Troppo colpo a retrocedere, almeno mi è sembrato questo il motivo dell'errore. E Zito adesso batte un traversino. Zito, 6 punti. Zito, due volte campione del mondo, 25 anni. Attualmente residente a Monte Carlo, però di fatto la famiglia ce l'ha a Guastalla, quindi gioca in casa. Infatti abbiamo visto tutti i suoi parenti ad incoraggiarlo in questi giorni. È un incoraggiamento che è stato sicuramente utile, perché Gustavo ha raggiunto qui il miglior risultato fino a questo momento nella stagione, questa finale. Non aveva fatto molto nelle precedenti tre prove. Ricordiamo che Nocerino in questo momento è quinto in Coppa del Mondo con 90 punti, una Coppa del Mondo guidata da Giovanni Triunfo, vincitore della passata, della terza prova, quella che si è svolta ad Arzachena in Costa Smeralda, che ha 200 punti, Nocerino ne ha 90, mentre Gustavo Zito è dodicesimo con 50 punti, quindi naturalmente qui la vittoria è importantissima per portarsi nelle prime posizioni. Perché? Perché naturalmente siamo ancora in una fase di mezza strada, sono 10 le prove di Coppa del Mondo, i primi 8 classificati prenderanno parte ai play-off, a questa super finalissima da quale uscirà il campione del mondo 1997 per la specialità dei 5 birilli tra i professionisti. C'è stato un rimpallo di Gustavo su un giro passante e adesso Nocerino può battere una biglia frontale. Dall'angolazione non si è capito esattamente perché abbia cercato il pallino, forse la dritta non era così facile, e soprattutto c'è questo punteggio di 36-12 che obbliga Nocerino a giocare anche strettamente in difesa. Evidentemente il pallino gli offriva più garanzie sotto questo profilo. Vediamo adesso Gustavo alla garuffa. Cade abbastanza bene in verticale sulla biglia avversaria, dovrebbe aver chiuso in difesa il tiro obbligando Vitale ad una soluzione di candela con leggero effetto. Vediamo, infatti, leggero effetto, grande sensibilità da parte di Nocerino. Questo è uno dei tiri più difficili sul biliardo nuovo. Ha dovuto sfiorare la biglia avversaria e poi con estrema precisione, poi tra l'altro perché deve avere proprio quell'andamento. Vediamo assolutamente perpendicolare. Replay offertoci dal nostro regista Alberto Ballarin con grande tempismo. Abbiamo visto come la biglia gialla ha sfiorato la bianca e come poi si è sviluppata sulla sponda di testa, arrivando con un'angolazione perfetta sull'avversario. Vediamo, Nocerino non sembra molto soddisfatto, chissà cosa voleva fare. No, non è quello, è che ancora in netto ritardo, 36-20, quindi è una partita che affronta con una certa difficoltà iniziale. Lui molto spesso ha così un po' di problema a entrare in partita. Problemi di carburazione, considerato un diesel Nocerino, e quindi deve scaldarsi, deve entrare bene in sintonia con il biliardo, con la situazione di gioco. Qui rimane leggermente largo. Possibilità forse di pallino da tre, niente da fare. Un'occasione favorevole per Nocerino, che se avesse giocato bene avrebbe potuto realizzare sia lo striscio sia lasciare la palla avversaria dietro il pallino, probabilmente. E allora, a proposito di Gustavo Zito, andiamo rapidamente a vedere qual è stato il suo percorso in questa quarta prova di Coppa del Mondo. Ha battuto Paoloni per 3-1, poi Borroni ancora per 3-1, Cavazzana per 3-0 e in semifinale, ve l'abbiamo presentato il primo giorno, Gerardo Mascolo per 3-1. Giro di grande qualità di Zito a tutto biliardo, un mezzo colpo per riuscire a frenare bene la sua biglia, sviluppare in maniera conveniente l'avversaria. Davvero una buona esecuzione per Gustavo, che ha tenuto le biglie in difesa. Tiro tutto biliardo, era davvero impegnativo. Nocerino non può fare altro che così cercare di difendersi come può. 40-20 il punteggio, ricorda, bisogna arrivare a 60 per fare la partita.
quel contasecondi che vedete in alto rappresenta il tempo a disposizione di ogni giocatore per eseguire il colpo, hanno la possibilità di farlo entro 40 secondi, se non dovessero tirare entro 40 secondi perderebbero, prenderebbero due punti di penalità, e se non dovessero tirare ancora in altri 20 secondi darebbero palla in mano all'avversario. E 4 punti ulteriori di penalità, quindi bisogna affrettarsi. Anche se 40 secondi naturalmente sono più che sufficienti per impostare qualsiasi buon colpo, perché si intende il cronometro parte quando il gioco finisce, quando le biglie sono ferme o quando l'arbitro termina di rimettere a posto i birilli. Quindi andiamo a vedere adesso il colpo di Gustavo Zito, che ha questa tranquillità di vedere in fondo l'avversario a 20 punti, che nel biliardo, nei 5 birilli, non sono poi tantissimi, basta diciamo un bel colpo assestato e già si rientra subito. Garuff per Gustavo, valida la misura. È una bellissima difesa. Ora Vitale giocherà probabilmente il giro, soluzione più logica in questa situazione, un giro leggermente sullo stretto del castello, quindi neanche tanto difficile, con buone possibilità di far difesa. Guardate, che meraviglia, colpisce benissimo l'avversario, trova la strada del castello e biglie in difesa centrale. Posizione di giro relativamente favorevole comunque. Guarda, praticamente inverte esattamente la posizione delle biglie rispetto a come le ha trovate, e qui praticamente il replay lo dimostra, mette diciamo la gialla al posto della bianca e viceversa, così vediamo. Candela, scusami, difficile per Zito, che deve giocare di effetto simile alla candela giocata in precedenza da Vitale, meno preciso. Vitale andò a filotto, però un'esecuzione sicuramente valida da parte di Gustavo. Sì, ma la biglia di Vitale era più vicina alla sponda, forse la controllava meglio, qui ha dovuto sbracciarsi un po' troppo e forse altra candela questa volta senza effetto. Peccato soltanto, anche qua questione di millimetri, altri due punti per Vitale Nocerino, che in qualche modo tiene l'avversario ma non riesce a riagguantarlo. Gli avrebbe fatto comodo un filotto, comunque una valida esecuzione in questo caso. 42-26, partita tutta da giocare. Bisogna vedere come Zito riesce ad uscire da questa situazione. Prova lo stesso tiro ma lo manca, mi sembra. Lascia palla, mi sembra. Sì. Vediamo, la palla bianca corre. E pensa, si avvicina alla rossa, se l'avesse toccata sarebbe stato altri due punti di penalizzazione, e probabilmente si è avvicinata ma non tanto da toccarla. Sì, quindi ho avuto l'arbitro, anche l'impressione che non abbia toccato. Non abbia toccato, infatti l'arbitro ha dato soltanto due punti, se no avrebbe dovuto dare due punti per la mancata presa di palla dell'avversario e due punti perché, essendo bevuti i punti che si fanno, ci sono i due di pallino. Andiamo avanti, vediamo adesso questo sguardo grintoso di Vitale Nocerino, 35 anni per lui. Gioca male, non malissimo comunque, perché di terza passata è riuscito a conservare il centro con le biglie, questo classico sfaccio in acchito, un tiro fondamentale nello sviluppo di gioco su questi biliardi. Un tiro. Si porta a 14 punti, anzi a 18 qui. Cosa che non va. E Zito assesta la mira. Ma vedi, solo due punti, vanno avanti proprio a controllarsi a vicenda. Attenzione, adesso tocca a Nocerino. Rimane un po' largo sul castello, niente da fare, questo gioco proprio sempre a giocare con le biglie sul castello in estrema difesa, è anche una lotta psicologica molto pesante da parte dei rispettivi giocatori. C'è il fatto comunque che nessuno sta andando a bersaglio proprio sul pieno del castello. Vediamo se ci riesce Gustavo, questa volta è sfortunato, addirittura in mezzo passa. I birilli non vogliono cadere, ci sono dei momenti strani
della partita, proprio si fa sempre il 2, si passa in mezzo, il gioco è di buona qualità, ma manca la realizzazione. Perché vedi, vanno tutte e due estremamente a proporre lo stesso gioco, è una sfida proprio sullo stesso colpo, il primo che e adesso sbaglia. C'è un errore di Vitale. E infatti ho detto il primo che sbaglia, e ha sbagliato Vitale Nocerino, perché ha toccato il pallino che non doveva toccare, e qua infatti sono i 4 punti, come dicevamo prima, solo il piano aveva toccato, adesso ha toccato, quindi 48-30 adesso il punteggio. Potrebbe essere questo il momento decisivo della prima partita. Guardate Nocerino, va troppo lontano dall'angolo, avrebbe dovuto andare proprio in angolo. Sfaccio per Gustavo. Sì, preferisce il traversino rispetto al filotto tradizionale su sponda corta. Certo, perché per lui è importante marcare, anche se lascia qualcosa all'avversario. Vediamo questo traversino, leggero effetto a destra, va subito sul castello, cerca di tenere la palla di traverso sul tavolo. Sono 10 punti per lui, che ormai si porta ad un passo soltanto dalla vittoria della prima partita, mentre a 30 rimane Nocerino. Vede palla Nocerino che deve rischiare la misurissima, la trova. Che meraviglia, anche perché praticamente non lascia, con questi 8 punti non lascia bilia all'avversario, non lascia un birillo all'avversario, è una bilia difficilissima. Nocerino è un maestro del gioco di misura, in questo è sicuramente superiore all'avversario, avversario che però è più freddo e più preciso sul tiro di media difficoltà. E guardate Zito come si disimpegna bene in questa situazione, sembrava poter chiudere partita. Comunque Biglia ancora in difesa, c'è un'ottima qualità difensiva dell'incontro. Ecco, sono quelle cose che apprezzano molto i tecnici, meno magari chi si avvicina per le prime volte a questa disciplina, perché vorrebbe subito vedere. Guarda i lo colpi. Sviluppo della bianca dietro il pallino, Nocerino ha cercato la steola, esecuzione valida davanti, ma... se non altro perché adesso il pallino ostacola l'esecuzione, proprio il movimento della stecca nel giocare forte, non è che possa fare molto. Zito, guardate, deve fare un ponticello rialzato, tiro ben difficile da giocare al meglio, anche perché se toccasse la rossa sarebbero tutti i punti persi. Infatti gioca abbastanza male Gustavo, ha dovuto giocare forte perché c'era per lui la possibilità di trovare un pallino di 4 sponde. E adesso un tiro, vedete come è stato tenace Vitale Nocerino, che questo dipende anche dalla classe di questo grande campione, dal fatto che malgrado mancassero 2 soli punti a Zito per chiudere la partita, non abbia mai mollato un attimo, anche se in grosso ritardo, è sempre molto attento. E guarda, cerca ancora il girone, passa a filo, vediamo se bello. È coronato da successo questo tiro anche come posizione finale delle bimbe. 6 punti e pallino. E quindi 6-3-9, come dicevamo, la grinta di Vitale Nocerino, che non ha voluto mollare neanche quando la partita ormai era praticamente bellissimo persa. Girone a scendere con la propria palla, sfiorato il rimpallo, ma questo pallino non è stato toccato nella maniera migliore. Zito può battere una giocata frontale che potrebbe essere decisiva, e chiude infatti Gustavo. 3 punti bastano per lui, che stava a 58, così va a 61-47, ma bellissima partita. Bene cari amici, noi ci vediamo allora per la seconda partita, a tra pochissimo. E cari amici, ancora benvenuti dal Golf Club Matilde di Canossa di San Bartolomeo di Reggio Emilia per questa finalissima della quarta tappa della Stravecchio Branca World Cup Pro 5 Birilli 1997. Molto lunga la prefazione per dire che qui abbiamo due grandi campioni che si stanno sfidando, ovvero sia Gustavo Zito, 2 volte campione del mondo, e Vitale Nocerino, altrettanto protagonista di sfide memorabili con il campione. Maurizio Cavalli accanto a noi, siamo all'inizio della seconda partita, la prima l'abbiamo vista per vincere a Gustavo Zito per 61-47, adesso è iniziata la seconda. Naturalmente inizia con il primo colpo sull'acchitto, dove non si possono fare
punti, anzi è vietato fare punti, se così fosse sarebbero punti dati all'avversario, e a questo punto Vitale Nocerino deve cercare subito di riprendere quota. È stato bravissimo Zito a giocare in difesa e a tenere le biglie al centro con possibilità di realizzare il pallino, ma guardate la replica di Vitale. Garuffa, due di Castello, sfiora il pallino ma tiene bene le biglie in difesa. Vediamo questa garuffa, tutto effetto in verticale sull'avversaria, è andato a rischio di realizzare il filotto. 3-2 per Zito in questo momento. La prima partita è stata di ottima qualità sotto il profilo difensivo, è mancato qualcosa dal punto di vista della realizzazione, ma adesso i giocatori saranno più caldi, la prima partita serve anche per conoscere il biliardo, per adattarsi alle luci, a tante situazioni. E tra l'altro, proprio parlando di biliardo, dobbiamo ricordare che questo biliardo marcato World Cup, cioè Coppa del Mondo, è presentato in questa occasione proprio in anteprima, perché ha avuto da pochi giorni l'autorizzazione da parte della Federazione Italiana e quindi anche dell'Unione Mondiale di Biliardo, perché è un biliardo totalmente nuovo anche nella linea, nelle forme, con questa sponda anatomica, cioè non dritta ma spiovente, con tagli diversi, con diamanti, numero di diamanti diversi. Certo, ed ecco una sponda più larga che consente di appoggiare meglio la mano. Ed è fatto e realizzato proprio con i consigli, i suggerimenti, le proposte dei giocatori professionisti, ed è una cosa molto particolare, nata proprio per questa esigenza. E qui il contasecondi, il countdown, 40 secondi per ogni concorrente per arrivare al tiro. E adesso è Gustavo Zito, di nascita, come dicevamo, argentina, grandissimo colpo questo giro. 4 punti per Gustavo, avrebbe dovuto colpire Castello sullo stretto, se ci fosse riuscito sarebbe andato a pallino da 4, vedete corre poco la bianca, segno che ha colpito troppo grossa l'avversaria, il Castello sul giro va fatto possibilmente sullo stretto e così si lascia di raddrizzata per Nocerino. Guardate, no, è veramente addirittura con questo rimpallo un po' di fortuna, non guasta, sono 10 punti per aver abbattuto 3 birilli bianchi e quello rosso e poi anche 3 di pallino. Questo suona a punizione per Gustavo per aver sbagliato il tiro precedente, quindi realizzazione piena per Nocerino e biglia semidiagonale, adesso difficile valutare, sponda palla per Zito, quindi niente di speciale. Rimpallo, niente da fare. Allora abbiamo a fianco a noi un attimo Giuseppe De Bellis, direttore generale di questo torneo professionistico, al quale chiediamo subito qualche indicazione, siamo alla quarta tappa su delle 10 previste, per cui già si può trarre qualche conclusione. E innanzitutto un gran numero di giocatori hanno preso parte a questa competizione, a quanti tra professionisti e aspiranti professionisti e stranieri siamo arrivati? Ciao, buonasera a Massimo e buonasera anche a Maurizio. Devo dire che in effetti per la prima volta la Fibis, che è un pochino, diciamo, si è sacrificata, perché non ci sono le selezioni degli aspiranti professionisti, e questa selezione invece è molto più dura, perché non è altro che il frutto di una selezione tra professionisti che non sono nei primi 16 della classifica e tra i master della categoria Fibis. Di conseguenza abbiamo avuto un'alternanza di 24 pro master e di 18 stranieri, tra cui Danimarca, Argentina, Belgio, Germania, Uruguay, Francia, Svizzera e Spagna, nonché poi giocatori del calibro di Shorup, Hendriksen, Canavesio, Coria, Spormans, Kunz. Manca Gottschalk, devo dire che per tre edizioni ha partecipato, ma ha dovuto, diciamo, cedere lo scettro a Kunz. Poi c'è Berrutti dell'Uruguay, Manzoli della Francia, Rocco Butos della Svizzera e altri, poi c'è Carral e Gomez Moran, Luis Moran della Spagna. Aspettiamo questo fenomeno spagnolo che si chiama Sanchez. Il resto poi, questa è la quarta tappa, la quinta è a Lignano Sabbiadoro, la sesta arriviamo dal 24 al 28 giugno e penso che poi saremo alla metà di luglio, oltre a probabilmente a Las Vegas. E con questo annuncio che allora una tappa si svolgerà a Las Vegas, patria del gioco nel mondo, in occasione della più grande fiera che si svolge in America sul gioco, non poteva essere che a Las Vegas, ci sarà questa finale della sesta tappa. Andiamo allora, torniamo alla nostra partita che è molto importante in questo momento.
per noi l'ha seguita Maurizio. Abbiamo avuto uno scambio di colpi eccezionali, abbiamo visto un girone di Nocerino da 8, risposta di girone di calcio di Zitto da 4, adesso ancora un giro molto bello con pallino e castello da parte di Vitale, il gioco sta salendo di tono, soprattutto come realizzazione, gioco bello l'avevamo visto anche prima, ma adesso cominciamo a vedere anche i birilli. E sono due gran birillai questi giocatori, quindi... Ma subito è schizzato via, ha fatto la pariglia con la partita precedente, quando si era portato subito molto in avanti Zito, questa volta 31-11 e avanti Vitale Nocerino. Vitale cerca... pallino da tre e la difesa diagonale. Manca il pallino di un soffio. La sua biglia stacca leggermente dalla lunga. Potrebbe esserci uno spondapalla per Gustavo. Vediamo, comunque c'è scomodità di esecuzione. Pallino un po' come il tiro precedente, disturba, che aveva la biglia molto vicina al pallino. C'era sì l'incastro millimetrico, l'ha provato Gustavo, non è entrato abbastanza e ha rimpallato. Buon per lui che le biglie si sono fermate in una posizione difficile per il suo avversario, con la biglia battente molto vicino alla sponda lunga, quindi con difficoltà di manovra. E soprattutto con l'altra più accostata alla sponda corta, che è verso il castello dei birilli, se no sarebbe stato facile comunque un traversino. E qua vedete proprio un dettaglio di queste nuove sponde di questo tavolo Pro World Cup. Sembrava un colpo difficilissimo, quasi impossibile, ed è riuscito a convertirlo sui birilli realizzando anche il pallino da 4. Bravissimo Vitale, un tiro da fuori classe, guardate, cerca il pallino da 4 andando in angolo con la propria, quello era forse il riferimento più importante, e prendendo fino all'avversario è riuscito a portarla anche in castello, bravissimo. Zitto adesso cerca la stevola, pallino da 3, gioco di ottima qualità. Sembra Zitto voler mettere alla prova Vitale Nocerino in tutti gli aspetti più difficili di questo gioco. Prima quel tiro molto particolare, quel traversino molto particolare, adesso questa steola di pallino che lo costringe, vedete, a sponda corta dall'altro lato del tavolo, per poi andare a morire proprio sul pallino dell'avversario. Mi sa che non l'ha preso. Non ha preso palla Vitale, non ha voluto correre rischi, è andato a giocare un appoggio. La biglia era abbastanza grande. E che gli ha toccato un po' troppo sponda lunga e quindi ha preso un po' troppo inerzia e è uscita più dalla sponda. E rimette in discussione questa partita, 16-39, se Zitto fa il pieno sullo 12 spazio 12 punti perlomeno, siamo già a 28 e quindi già si rimette subito in partita. Zitto si pone con la propria palla circa mezzo diamante dall'angolo. Si apre Fionda. Troppo però. No, no, ma va molto bene. Beh, diciamo solo tra virgolette 8 punti più il pallino. Ecco, in questa posizione se si realizza il filotto di prima si lasciano le biglie diagonali, se si va di seconda semidiagonali, e se si centra il filotto di terza si va centro a centro, quindi è molto importante la collocazione della propria palla, che deve essere posta circa mezzo diamante dall'angolo con la palla in mano, e poi un tiro di leggero effetto a trasportare. Cerca la steola adesso Nocerino e la trova. Ah, guardate che meraviglia, perché in questo momento è in gravissima difficoltà anche Gustavo Zitto, il campione del mondo, perché non può praticamente uscire da quella posizione, deve fare attenzione a non toccare il pallino rosso, deve uscire, vedete, quindi all'incontrario cercando sponda corta per poi cercare di rientrare. Bravissimo Gustavo. Sono grandissimi campioni, questi sono tiri di grande effetto, sono quelli che quasi si mostrano quando si fa i tiri spettacolari, i tiri acrobatici, e beh, questo è uno vediamo di quelli. Vediamo adesso tante possibilità per Vitale, può giocare un pallino da 3, può giocare pallino scorrente e giro scorrente e pallino da 4, ecco giro scorrente e pallino da 4, cerca il colpo grosso e lo ottiene. 8 punti per aver battuto solo il pallino centrale, che vale 8 quando è battuto da solo, come dicevamo, più 4 punti di pallino, 12 punti, e quindi riprende subito la via per arrivare al termine della partita, ricordo a 60 punti, ormai gliene mancano soltanto 6 perché si chiude a 60 punti, un soffio per arrivare al pareggio, visto che il bicampione del mondo Gustavo Zitto è a 2
Ce n'ha bevuta, ha cercato la steola e cercato di venire in angolo con la propria, ha toccato troppo sottile l'avversario. E con 6 vince la partita, va a 62. E quindi siamo sull'1 pari, signori. 62, il pubblico quasi non ci credeva, è rimasto ammutolito. 62 per Vitale Nocerino, che così fa sua questa seconda partita, e adesso siamo sull'1 pari, come è evidenziato dai blocchettini gialli sopra il segnapunti, che ci fanno capire com'è la situazione. Ricordo, il primo che arriva a 3 partite vince, e siamo sull'1 pari, quindi terza partita, il primo colpo come sempre è un colpo dove non si possono realizzare punti, si mette soltanto in gioco la palla. E adesso a tirare, però adesso ovviamente il gioco è libero, Vitale Nocerino, ricordiamolo, lui 35 anni. E comunque subito 2 punti, vediamo come lascia le bilie, però questa mossa molto importante. Nocerino 2. Diciamo che lascia buone possibilità a Zito. Sì, non è la soluzione ideale questa di trovare il castello subito. Avrebbe dovuto schiacciare la palla avversaria sulla lunga per fare gioco verso il castello, verso il pallino. E c'è Zito che adesso può battere il giro. Sicuramente non sarà facile per Vitale Nocerino battere il 2 volte campione del mondo Gustavo Zito che però sbaglia un giro. Il giro è la sua specialità, una delle sue specialità. Raramente lo vediamo sbagliare in queste condizioni, un giro comodo. Evidentemente sotto pressione, ma aveva perso la precedente frazione. Ho capito, ma sono sull'1 pari, non è che è una condizione particolare, non è all'inizio della partita, uno si può permettere qualsiasi cosa. La pressione c'è perché Zito teme Nocerino. Questa è una cosa che ci dici tu e al quale facciamo fede. Teme Nocerino, è un avversario per lui... Sempre ostico, pericoloso. I due danno sempre vita a grandissime partite e anche quest'anno hanno giocato una volta a Todi e ha vinto Nocerino 3-1 nei quarti di finale, prima prova di Todi. Sì, poi Nocerino l'abbiamo visto arrivare in finale e poi perdere, direi un po' malamente in finale. Sì, una finale buttata un po' via contro Bellocchio, senza nulla togliere al campione, ai meriti del campione milanese. È stata una finale più persa da Nocerino che è vinta da Bellocchio. Ancora 2-0 per Vitale Nocerino. Adesso va a un giro, credo, no? Sì, un 2 a mo' di 3. A schiacciare la palla avversaria in lunga e cercare di far gioco sul pallino, sul castello. Validissima la misura. Vedi, va praticamente in steola non strettissima, ma si fa proteggere dal pallino. Si potrebbe anche cercare di capire perché Zito tema Nocerino. Sono due giocatori molto diversi. Zito è un grande talento, ma è anche un giocatore costruito. Vitale invece è il giocatore naturale, il giocatore spontaneo. E da questo confronto delle caratteristiche forse Zito soffrire di più, perché sente di non poter controllare il talento dell'avversario. Allora, ancora accanto a noi Giuseppe De Bellis, direttore generale del torneo. Sono personaggi questi che danno lustro e fama poi a tutto il movimento. Beh, stai parlando di Terminator, secondo Nocerino Vitale, che in questo momento ha fatto un grossissimo errore, e contro Zito, che è chiamato anche Robocop, insomma, quindi la terminologia che è derivata dalle precedenti edizioni, nonché poi abbiamo partecipanti di nome come Rosanna, 2 volte campione del mondo, Torreggiani, lo stesso quindi Zito, Belluta, e quindi siamo... Poi anche l'ultimo campione del mondo della scorsa edizione. Martinelli, abbiamo Martinelli, nonché questo, dicono, anzi lo stesso Maurizio, penso che mi può correggere se sbaglio, ma è stato definito stesso da lui trionfo come il novello Zito. Potrebbe esserlo davvero, perché veramente questo trionfo ha fatto vedere molto. Devo dire che per la prima volta cose. Abbiamo sacrificato veramente forse dei grossi giocatori con un palmarès veramente eccezionale, tipo Gomez, tipo Cifalà, ma forse diciamo è l'annata che
in uno sport come biliardo, in cui è molto lunga la carriera di un giocatore, possono esserci degli alti e bassi. Questo è un momento forse non troppo alto sia per Gomez che per Cifalà, ma sono giocatori che rivedremo sicuramente in questa World Cup. Come dire, si sono presi un anno sabbatico in qualche modo, un po' di vacanza. Bene, io ringrazio Giuseppe De Bellis per queste informazioni sul torneo. Io vi saluto e volevo ringraziare che effettivamente questa Stravecchio Branco World Cup 97.5 Birilli è veramente è voluta fortemente dalla FIBIS, nonché, ma soprattutto nella persona di Massimino Del Prete, ed è un personaggio che dal CIN, il quale devo dire la verità, io addetto ai lavori, prendo forza dalla loro linfa, che veramente hanno voluto questo a tutti i costi, cioè credono in questo biliardo, credono nel futuro del biliardo televisivo. Beh, naturalmente anche TMC ha creduto nel biliardo in televisione, tanto è vero che siamo sempre presenti e speriamo di esserlo ancora di più in futuro, ma potrete seguire tutta la Coppa del Mondo sui nostri... Sì, è un bel matrimonio, come ci suggerisse Giuseppe De Bellis. Sì. Allora, Maurizio, ci siamo distratti sin troppo parlando di questa Coppa del Mondo, adesso naturalmente ritorniamo in partita. I due continuano ad alternarsi in vantaggio in questa partita, si sopravanzano nel punteggio in continuazione, adesso dovrebbe essere andato avanti secondo il mio conteggio Nocerino di poco. E intanto ringrazio allora Giuseppe De Bellis per queste sue parole e adesso inquadrato in questo momento il due volte campione del mondo Gustavo Zito. Buonasera. E adesso nuovamente in vantaggio Zito, che cerca l'allineamento delle biglie sulla sponda lunga con interferenza di pallino. 27 Zito, 20 Nocerino dopo questo giro ben congegnato, coronato da una realizzazione piena. Vediamo cosa decide di giocare Vitale. Girone a scendere. Leggermente largo sembra. E manca il castello, infatti, aveva ragione Maurizio, ma lui difficilmente sbaglia. Quando parte il colpo già è in grado di capire dove andrà a finire. Però i segnali che ci sono sul campo, quelle tacche bianche, stanno ad indicare lo sviluppo della traiettoria, si vede subito la sì, battuta sì. Della biglia in corrispondenza o meno di un determinato diamante sta ad indicare, ecco, che il colpo sarà sbagliato sullo stretto o sul largo. Diciamo che appunto questi segni bianchi vengono chiamati diamanti. Questo biliardo, che dicevamo che fa la sua prima apparizione ufficiale proprio in occasione di questa finale di Coppa del Mondo, di questa quarta tappa, ne ha praticamente posti alcuni in più. Sì, ma in maniera strategica sono quelli in corrispondenza degli angoli, vedete due per ogni angolo, i diamanti dovrebbero essere 20, qui sono 28, ma i diamanti in prossimità dell'angolo sono molto importanti perché fanno una guida significativa in tante esecuzioni. Ma non è un aiuto in più in fondo a giocatori professionisti che non ne dovrebbero aver bisogno? Ci sono molti giocatori che non fanno nessun conto dei diamanti, non si affidano ai diamanti, però c'è chi si affida e vuole sviluppare un gioco più scientifico che sicuramente riesce a trarne un vantaggio. Allora, torniamo a Gustavo Zito, una persona che ama anche il gioco scientifico. Zito è veramente un giocatore scientifico. È talmente scientifico, è talmente abituato al calcolo che uno guardandolo non crede neanche che faccia dei calcoli, ma i suoi calcoli sono rapidissimi perché lui ha cominciato a giocare con i sistemi giovanissimo, tanto che in Argentina una volta lo prendevano per matto e adesso giocano tutti con i sistemi come lui. Bene, 35 a 20, subito in vantaggio allora Gustavo Zito, che ha preso veramente il via in questa terza partita, siamo sull'uno pari e adesso Vitale Nocerino deve in qualche modo darsi da fare. Giocato pallino da 4 con possibilità di mandare anche il pallino in castello e girone con l'avversaria. Ma soltanto 4 punti, tra virgolette. Non riesce a realizzare molto, ma ritorna a 9 a 11 lunghezze, non è poco, ma diciamo giro importantissimo per Gustavo, se lo centra sul pieno, prende un vantaggio, potrebbe essere decisivo in questa partita. No, rimane troppo stretto, vero? Due punti. Cerca la grande misura. Ma lascia però una bella palla a Nocerino, eh.
C'è il pallino in angolo opposto, potrebbe invitare Vitale a cercare una conclusione di striscio di sponda palla. Vediamo, sponda palla, con effetto a sponda lunga, effetto ad allargare. Cerca di prendere grosso l'avversario e di svilupparla proprio con l'effetto, e guardate la direzione, in direzione del pallino, sarà un'asteola micidiale. Bellissima, ma non raggiunge l'asteola, cioè non si va a nascondere dietro al pallino. Effetto ad allargare, colpisce su grosso l'avversario, riesce a svilupparla meglio di effetto proprio per averla colpita a pieno, e arriva vicinissimo alla steola micidiale. In ogni caso una buona difesa, perché la palla gialla è verso l'angolo e stacca poco da sponda. Vediamo il favorito come saprà reagire, in vantaggio. Non credo ci stia l'incastro di due, deve schiaffeggiarla, cioè giocarla di una, giocata molto bene. Come forza c'è la difesa. Ecco, c'è la difesa, in quanto vedete il castello esattamente al centro, per cui comunque non si può giocare un tiro diretto, ma bisogna andare a cercare delle sponde. Qua ne trova due, lunga, corta, a rientrare anche lui. Praticamente questo gioco avevamo visto anche nella prima partita, questa difesa uno contro l'altro, riproponendo esattamente lo stesso colpo subito all'avversario. Sono grandi campioni, perché sanno realizzare il pieno quando hanno l'opportunità e sanno chiudersi anche in difesa, sono due grandi difensori. E guarda, però vedi, punto a punto, Vitale Nocerino è rientrato praticamente in partita, 32-37, solo 5 punti dai tanti che ne aveva prima di differenza. In effetti Vitale è uno dei pochi giocatori che ha le armi per contrastare Gustavo. Il male di Vitale è che ogni tanto ha qualche colpo a vuoto, fatto caratteriale, si assenta un attimo dal biliardo, poi ritorna subito ed è in grado di recuperare gli errori che fa con esecuzioni fantastiche. Vediamo che è andato un po' a pensarci su. Vede la bilia, a volte è importante vedere quanti millimetri la bilia è scostata o è naturalmente vicina alla sponda, o in questo caso quasi alle due sponde, essendo proprio d'angolo. Che meraviglia! 4-2-6, 6 punti, ma guardate dove va a mettere le bilie. La difesa, quella che fa i grandi giocatori, è facile, cari amici, a volte andare sul castello e fare punti, molto difficile è lasciare le bilie difficili per l'avversario. Precisione e misura straordinaria da parte di Vitale, che sta mettendo la frusta all'avversario. E la sopravanza di un punto, 38-37, stesso colpo praticamente, ma più difficile il pallino, la bilia avversaria, perché era molto più vicina alla sponda, quindi non c'è rimbalzo. Due punti bevuti, Gustavo non è riuscito a prendere una sufficiente porzione di palla avversaria per contenere la corsa della propria biglia, ha scarseggiato l'avversaria e è finito in castello con la propria di due sponde. E vedete, siccome la biglia si è fermata proprio sulla verticale del birillo, l'arbitro lo toglie il birillo adesso, e non lo rimette. Adesso in abbiamo gioco. Visto, cioè non è che sia stato tanto errore di Zito, è stato bravo Nocerino a lasciargli una messa durissima, Zito ha fatto quello che ha potuto. E adesso c'è un gran filotto, 12 punti per Vitale Nocerino. 10, scusate, si vede che vediamo. Adesso lo vediamo meglio. È un traversino perché mancava, facile, ha cercato addirittura il pallino da 4. Naturalmente noi non avevamo considerato il birillo che aveva tolto l'arbitro, perché aveva battuto tutti i birilli, ma ne mancava uno, quindi 10 punti. 50-37, adesso si sono invertite improvvisamente nel giro di pochi colpi, si sono invertite le posizioni, adesso è Gustavo Zito che deve cercare di recuperare, ma ha questo colpo a disposizione che potrebbe sfruttare anche abbastanza bene. Infatti va a 3 punti per aver colpito il pallino. Lo sfrutta decisamente male, perché non è riuscito a risalire con la propria biglia, si offre di traversino all'avversario che potrebbe anche realizzare un pallino da 4 se gioca di effetto interno. Vediamo, a tenere in lunga la propria, traversino, vedete, pallino da 4, Matteo se lo assicura anche, perché va, no, è rientrata troppo, vedi, poi si è uscita fuori, si era più lenta, si fermava, invece è ritornata in gioco, comunque lascia la biglia all'avversario proprio sulla sponda. E vede lo sfaccio Zito, secondo me uno sfaccio, può realizzare il pallino, però a rischio, giocando a tre passate, perché potrebbe favorire un ritorno della battente verso il castello. Vediamo se c'è questo sfaccio, sembra di sì. Eh sì, preciso. Fantastico Zito. Vediamo se ritorna sull'altro birillo, no, rimane al centro, 8 punti.
8 punti e risale la palla gialla, forse c'è difesa. Vediamo questo sfaccio, il pallino pericolosissimo, l'avesse toccato di prima avrebbe potuto anche rischiare la bevuta. Vedete, 54-52, sembrava già fatta per Vitale Nocerino, e la bellezza di questo gioco che permette da un colpo all'altro di ritornare subito in partita. Ma Nocerino vede palla, attenzione. Siamo al limite. Vedete il birillo bianco, copre un po' la visuale della palla avversaria, deve avere anche l'effetto la palla mentre va avanti. Attenzione qui Vitale ha cercato di colpire sottile la palla avversaria per realizzare pallino da tre e difesa agli angoli, ha trovato troppo sottile e adesso non è riuscita a muoverla a sufficienza a portarla verso il pallino, e adesso ha lasciato la conclusione frontale a Zito. Vediamo cosa tira Zito. Sa, Zito mancano 8 punti, vedete. Quindi 52 punti sono una realizzazione piena di giro, ma se il pallino in angolo che potrebbe anche invitarlo uno striscio, non lo so, vediamo come si sente Zito in questo momento, striscio o sponda palla. Tira sponda palla, valida questa conclusione, realizza solo due punti, ci sarà anche il pallino, credo. Vediamo un po', c'è Zito, 5 punti, quindi ritorna avanti Zito. Che partita meravigliosa, veramente all'ultimo respiro. 56-57 per questo momento per Gustavo Zito. Adesso Nocerino, a lui mancano 6 punti. 5 punti gli mancano per chiudere, vediamo, 56, non chiude. Solo 2 punti e quindi va a 58, dovrebbe essere. Sfortuna. 56, scusa, era 54, giustamente mancavano 6 punti prima. Certo. 56 non avrebbe chiuso comunque con il pallino da 3. No, doveva andare proprio sul castello pieno e fare anche per lui perlomeno il birillo rosso e un bianco, doveva fare 6. Adesso col pallino da 3 può chiudere Zito, il pallino nell'angolo opposto, si presta una giocata di garuffa, pallino non facile, fattibile, però, eh? Fattibile comunque, vediamo. Niente, doveva tenersi sullo stretto Gustavo e invece è stato largo, male per lui. Questo è un tiro che gli potrebbe costare tantissimo, perché non doveva sbagliare, doveva andare in qualche modo sul castello. E adesso Nocerino, per lui 4 punti per la vittoria della partita, vediamo se li fa. Capolavoro di 4 Vitale. Punti e attenzione, va sul pallino, 4 e 3, 7, 7 punti e quindi raggiunge da 56 e 7, 63 e fa sua anche la seconda partita. E mentre l'arbitro Giorgio Crema di Modena sistema i birilli, noi ci vediamo tra pochissimo per la quarta partita. E siamo di nuovo insieme, cari amici, dal Golf Club Matilde di Canossa di San Bartolomeo di Reggio Emilia per questa finalissima della quarta tappa di Coppa del Mondo della Stravecchio Branca 1997, per la specialità 5 birilli e per i professionisti il meglio di quello che si può avere del biliardo in questo momento al mondo. Inquadrati per questa super sfida Gustavo Zito, due volte campione del mondo, di origine argentina ma ormai di così animo italiano, per via che tutta la famiglia sta qui in Italia, e Vitale Nocerino, campano di origine e residente ormai da tempo a Firenze. In questo momento il punteggio è di 2-1 in favore di Vitale Nocerino, in questo momento al tiro invece Gustavo Zito, e accanto a me come sempre Maurizio Cavalli per tutta l'analisi tecnica di questa partita. Abbiamo assistito ad una emozionante conclusione della terza partita, la partita forse chiave dell'incontro, perché chi si avvantaggia può effettivamente cominciare a vedere il traguardo, e abbiamo assistito a dei bellissimi tiri. Zito comunque ha mancato nella sua ultima conclusione uno striscio di calcio nel quale doveva tenersi sullo stretto, perché c'era la possibilità di realizzare il pallino da tre nell'angolo opposto, visto che a lui mancavano solo 3 punti, esatto, per vincere la partita. Ha sbagliato sul largo e Vitale Nocerino con freddezza e con abilità ha steccato, ha infilato il giro decisivo, un giro da 4 e 3 set, gliene mancavano 4, abilissimo sicuramente Vitale Nocerino, ma non è stato tempista nell'occasione. Zito parte adesso, è il primo a mettere punti in questa quarta partita, 4 punti per lui, 2 birilli abbattuti, di ciascuno ricordo il valore dei birilli bianchi è di 2, il birillo rosso è 4, quando abbattuto insieme agli altri birilli, quando è abbattuto da solo vale 8.
questo per naturalmente gli amici che si fermano, che non conoscono il gioco e che guardano questa partita. Giro per Nocerino, tocca troppo su grosso l'avversaria. E lascia lo sfaccio a Gustavo. Sì, anche se la biglia avversaria è attaccata alla sponda, ma è gustosa questa palla per Gustavo Zito. 25 anni per lui, veramente è stato il più grande di questi ultimi anni, ormai è un personaggio noto al grande pubblico, non soltanto quello televisivo ma anche di tutti gli appassionati, delle persone che anche quasi non conoscono il biliardo. Buon per Vitale che per un soffio Zito non ha visto lo sfaccio, ma guardate come ha giocato bene questa difesa, è arrivato a morire sul pallino conservando il centro con le due biglie, bravissimo Gustavo. Parlavamo di Gustavo Zito. Gustavo Zito, 10 vittorie in Coppa del Mondo nell'arco di 37 gare, questa potrebbe essere la sua 11ª. Pensate che Zito viene da 9 vittorie consecutive in finale, praticamente imbattibile. Però rischia grosso contro Vitale quest'oggi. Vitale va per la sua 3ª vittoria in Coppa del Mondo. Finora ha disputato 4 finali, 2 primi e 2 secondi posti. Zito di finali ne ha disputate già 16, questa è la 17ª. È un giocatore Zito che arriva in finale una gara su 2 praticamente, quindi sono risultati straordinari che fanno di lui il numero 1 di questi ultimi 5 anni. 2 titoli mondiali per Zito, ricordiamo, nel 94 e nel 95. Adesso un po' di fortuna per Vitale, che trova leggero rimpallo, realizza 4 punti e soprattutto trova la protezione del pallino sull'esecuzione frontale di Zito. Zito, vediamo come se la cava in questa circostanza. Va su sponda lunga, probabilmente, no, invece trova direttamente. Non può tirarla dritta per la presenza del pallino, cerca lo sfaccio, uno sfaccio a passare a filo e rischia e rimpalla. Uno Zito che ancora non abbiamo visto al massimo della condizione in questa stagione. Sua condizione sicuramente è migliorata in questa gara a Reggio Emilia, ma non mi pare che sia uno Zito ancora al 100%. Ricordo, saranno in tutto 10 le prove di Coppa del Mondo, siamo questa alla quarta, la quinta l'ultima settimana del mese di giugno a Lignano Sabbia d'Oro, per gli amici che volessero seguirla dal vivo. E poi, come accennato da Giuseppe De Bellis, il direttore generale della manifestazione, la sesta tappa, che fa un po' da giro di boa di questa manifestazione, a Las Vegas in occasione della più grande fiera mondiale del gioco. Con la palla avversaria colla sulla lunga, si disimpegna davvero bene Gustavo, che tiene le biglie in difesa. Due sponde di tutto effetto per Vitale a sfiorare proprio il birillo. Guardate la precisione, sfiora il castello, sembrava ci fosse la realizzazione per lui. Comunque lascia il castello tra le due biglie, quindi una difesa che può considerarsi abbastanza valida, ma credo che Gustavo veda il traversino. Traversino di effetto a rientrare. E quindi sempre insidioso sul biliardo nuovo, comunque mai un tiro garantito. Eh no. Fa un grande tiro Gustavo Zito, non si smentisce. Ma era un tiro da strike, è passato in mezzo, in seconda passata. Fatto 10. Ah, 10, non abbiamo visto bene. La realizzazione, vediamo. 2. Vedi? Ah sì, una realizzazione proprio piena. C'era, è stato un attimo. Ha mancato lo strike per un soffio. E vediamo adesso come risponde. 8 punti per Vitale Nocerino, una grande risposta. E guardate la bellezza di queste partite, i giocatori si lasciano sempre le palle assolutamente invertite rispetto a come le hanno trovate. Era davvero difficile questo tiro, soprattutto per la misura e anche in risposta psicologicamente ad una mazzata di Zito che aveva realizzato 10 di traversino. Bravissimo Vitale a realizzare il massimo e a tenere le biglie in difesa. Vediamo adesso Zito. È un 3 sponde prima di arrivare sulla biglia. Ancora 4 punti per Zito. Si sono adesso sfidati proprio
senza, come dire, senza ogni forma di difesa. Adesso vanno proprio all'attacco a questo punto. D'altro canto la posizione non richiedeva a Zito di rischiare, c'è la possibilità di una difesa, un'interferenza di pallino giocando forte, non l'ha trovata per un soffio e guardate ancora in fila il tiro di misura. Che meraviglia, Vitale. Che meraviglia. Con un tavolo nuovo dove le biglie scorrono in maniera fantastica, guardate con quale delicatezza la pallina sembra avere un'inerzia che non muore mai. E questo è Vitale Nocerino, il maestro della misura. Zito è più preciso di lui, ma non ha questa qualità della misura che ha Nocerino. Non ce l'ha praticamente nessuno. Forse ci fa la Gomez dei momenti migliori. Parliamo della storia di questo sport, amici, per chi segue da anni questa specialità, sono nomi storici, per chi si avvicina adesso un buon motivo per interessarsene. Gomez ci fa là, personaggi che hanno segnato un'epoca, sono stati i grandi maestri degli anni 80, con gli anni 90 hanno dovuto fare i conti con questi giovani emergenti. E ricordiamo tra l'altro che in questa Coppa del Mondo al comando c'è un certo, tra virgolette, Giovanni Triunfo, un ragazzo pugliese della provincia di Foggia che veramente sta facendo cose egregie, anche se in questa quarta prova è uscito ai quarti di finale, ma bisogna dire che lui è un giovane, anche se ha 27 anni, quindi fa parte della schiera dei giovani, ma di grandissima levatura tecnica, un grande istintivo, veramente un personaggio vincente, e ha 200 punti, e comunque vadano le cose, nessuno di loro due potrà sopravanzarlo. Triunfo ha guadagnato 15 punti in questa prova, va 2-15, se Vitale vince va 2-10, va 5 punti, per 5 punti rimane davanti Giovanni Triunfo, una sfida che si riproverà sicuramente al meglio appunto a Lignano Sabbiadoro dal 23 al 25 giugno. Pallino da 4, giro sullo stretto, biglie in difesa. Guarda la biglia che muore proprio sulla sponda, bellissima questa difesa, che naturalmente malgrado queste nuove sponde diano più possibilità all'avversario di adeguare l'angolazione della stecca rispetto alla biglia attaccata alla sponda, questo però non vuol dire che sia biglia libera. Ah, in questo caso no, di sicuro, il biliardo non aiuta quando ci sono le messe centrali, bravo Zito. Sono dei campioni. Guardate, vediamo se c'è la misura e se riesce a portare a colla l'avversaria. Si avvicina, insomma, non abbastanza per un colpitore come Vitale. Ai ai ai, la vedo durissima adesso, c'è uno sfaccio sicuramente. Guardate che tiro chiave nell'economia del match. Se rientra, vediamo se rientra. Non rientra, peccato, solo due punti. Addirittura e 4 di pallino. 4 di pallino, adesso con la quarta passata forse ce la fa. Signori, guardate! Che tiro da maestro, con la quarta passata addirittura è andata a fare filotto, 14 punti, veramente quanto di meglio non si potrebbe avere. Guardate, la pallina addirittura si allarga, evita per un attimo di toccare l'altra biglia che va invece a toccare il pallino, e guardate, con la biglia va a morire proprio sui biliardi, una cosa credo che poche volte si possa vedere su un biliardo, e naturalmente devono essere questi campioni per permetterlo. 38 a 25. Colpo importantissimo per Vitale, che è rimasto anche molto bene, adesso Zito non può fare molto. Con lo steccone, tra l'altro, una stecca più lunga perché dall'altra parte del tavolo non ci può arrivare in altro modo, prende il pallino, tre punti. Gioca di sponda, pallino da tre, e scarseggia sull'avversaria e cerca di allungare nel quadrato opposto, nel quadrato superiore, la propria biglia. Disegno riuscito solo parzialmente, perché vedete dal brandeggio Nocerino può giocare direttamente la raddrizzata, impegnativa comunque. E la trova in qualche modo anche il pallino. E adesso rimpallo, vediamo dove si fermano le biglie. E restano bene per lui ancora. Momento favorevole nella rimanenza delle biglie. 47 a 28, ha preso 19 punti di distanza, già. È più facile se pensa che mancano soltanto 13 punti alla vittoria, ovvero sia un gran colpo come quello fatto prima, e lui ha già vinto non soltanto la partita ma anche l'intero incontro e quindi questa tappa di Coppa del Mondo. Vediamo la risposta di Gustavo Zito, però siamo abituati a batti e ribatti incredibili.
va sul pallino. Ah, ce l'ha in pieno il pallino su questo giro. Forse però, pensava di evitarlo. Sai che c'è, che Vitale Nocerino è mancino, per cui si trova a favore in questa parte del tavolo. Forse è stata dall'altra parte del tavolo, avrebbe avuto, come dire, il tiro che si fa dietro le spalle, è un po' più difficile. Ma qui è a favore perché è mancino lui, quindi attenzione, può sicuramente giocare un tiro buono per lui. Vediamo se il pallino va, due punti, ritorna per prendere il pallino, sì, lo prende e sono altri 3 punti, quindi 5 punti, è quello che gli serve per mantenere la distanza. Si deve sfruttare tutte le occasioni per mettersi in partita, un tiro adesso sicuramente è un tiro, qui il disegno credo sia stato filotto di seconda più che di terza. Comunque 52-31, guardate, è il vantaggio. Sì, attenzione, bel giro, vedete come subito riprende il campione Zito, riduce subito le distanze. 8 punti. Coraggiosissima questa soluzione di Zito, 4 sponde a ingaruffare l'avversaria in quinta, in sesta per riportarla dietro i birilli. Un disegno Che giusto, riuscito in parte, no, e mancato. Maurizio, un disegno che tu hai spiegato agli addetti ai lavori, una spiegazione per chi magari non ne sa tanto. 4 sponde per portare in castello l'avversario, c'è riuscito realizzando 8, e poi l'importante era riportare sotto il castello. Attenzione, gli avversari, guardate adesso 8 punti, 52 e 8, 60, vittoria, partita e incontro, tappa di Coppa del Mondo per Gustavo Nocerino, che si aggiudica così il successo per 3-1. Cari amici, abbiamo visto veramente una partita incredibile sino all'ultimo momento. Allora non mi rimane che ringraziare Maurizio Cavalli per la cortesia dimostrata, per la sua esperienza tecnica. A voi tutti do l'appuntamento alla quinta tappa a fine del mese di giugno da Lignano Sabbio d'Oro. Da Massimo Benedetti è tutto, buona serata e buona continuazione. We'll be right back.